Contenute nel testo. Ho ascoltato quelle che sono state le valutazioni del relatore, sulle quali chiaramente non intendo entrare in contraddizione. Quello che si rimarca è che, al di là poi della bontà e della finalità di quelle che hanno queste norme introdotte, entrano in una fase su un istituto che probabilmente dovrebbe essere analizzato o eventualmente riformato nel suo complesso e non attraverso delle norme di settore che toccano una materia, perché diciamo di argomenti e di tematiche che potrebbero avere la medesima dignità di quella che trattiamo oggi ce ne sono sicuramente moltissime. La ringrazio e mi scusi, Vice Ministro. Ora la parola all'onorevole Colletti. Prego. Il Movimento 5 Stelle si asterrà sull'emendamento soppressivo, così come si asterrà sulla votazione dell'articolo 6. Questo per vari ordini di motivi. Possiamo capire da un certo punto di vista la ratio di questo articolato, ma gli effetti in realtà poi risulteranno ingiusti. Bisogna in verità analizzare la genesi di questa modifica approvata in commissione dall'emendamento del relatore. La genesi in realtà si rifaceva a un episodio specifico, ovvero la condanna in sede civile del direttore responsabile dell'unità. E a seguito di quella condanna, che a differenza di altre condanne, di altri giornalisti, di altri direttori, non avevano avuto seguito nella stampa nazionale, perché forse avevano pochi amici o avevano amici poco potenti. Ebbene, l'idea era fare questo emendamento per tutelare esclusivamente quel caso. Utilizzare una legge per tutelare uno specifico caso ci è risultato ingiusto e abbiamo accolto con favore il fatto di aver allargato la tutela non solo al direttore responsabile, ma soprattutto al giornalista che si trovava anch'egli condannato. Ciò che in realtà è sbagliato da un punto di vista sistematico, perché in questo caso noi andiamo a dare un privilegio a coloro che sono stati condannati a seguito di sentenza penale o civile per una diffamazione o per una lesione dell'immagine dell'onore. E a questi soggetti andiamo a dare un privilegio rispetto ad esempio a imprese non artigiane che hanno fornito del materiale all'editore o al proprietario. E quindi in realtà con questa previsione andiamo a danneggiare quelle imprese. Imprese in questo caso non colpevoli di nulla, non colpevoli di diffamazione, non colpevoli di lesione dell'immagine dell'onore. E quindi, sebbene la ratio sia giusta, il provvedimento in sé è ingiusto e il bilanciamento di giustizia e ingiustizia ci porta ad astenerci nella votazione di questo emendamento. La ringrazio. È iscritta a parlare l'onorevole Bruno, ne ha facoltà. Grazie Presidente, anche io mi capisco il senso della norma e per questo motivo non voterò contro, mi asterrò. Tuttavia non posso non osservare che questa legge viene costruita quasi esclusivamente, le modifiche di queste norme vengono quasi esclusivamente fatte sulla scia e sulla scorta di gestioni di strumenti di informazioni che sono tutt'altro che strumenti di informazione, ma che spesso e volentieri sono stati organi di informazione di partiti, di coalizione o di pezzi della politica. Anche questa norma, così come altre che sono dietro l'impianto che ha costruito questa serie di provvedimenti, sta a significare di fatto che non si guarda all'interesse collettivo dell'informazione, ma quando si muove, quando si colpisce, quando si tenta di correggere qualcosa che ha fatto uno strumento di informazione di un partito, è nata così, è nata dall'altra parte della barricata.
questa legge adesso si sposta anche dalle parti, ahimè, del centrosinistra, devo dire che spesso gli strumenti di informazione di partito o di coalizione non sono utilizzati per informare, ma spesso e volentieri anche per colpire l'avversario, e in tante di queste situazioni la diffamazione, cioè un reato.